Siamo qui in questo supermercato bellissimo. Al piano inferiore c'è veramente qualsiasi cosa. Adesso vi inquadro il formaggio Amsterdam, ma è un caso. C'è veramente qualsiasi cosa di giappo da mangiare. Prendo dei biscotti. Facciamo un giro insieme perché è veramente stupendo. Dolci, dolci, forma di panna, melon panna, forma di panna. Guardate quanto brioche particolari. Il panda intero? No. Dolcetti nella foglia, dolcetti ovunque. Sì, verde. Tutti i tipi di tè. Se qualcuno può venire in Giappone e non trovare i dolci, questa paura è infondata. Magari sono particolari, ma come magari loro dicono che per loro è particolare un dolce nostro, cioè. Sì. Comunque sono buonissimi tutti. Tutti i tipi di tè sempre. Le gelatine che abbiamo anche noi. Biscottini paura. Poi più avanti abbiamo visto anche un sacco di cose salate. Ravioli, chiozza, il bento. Questo ne prendiamo uno dopo, non so cosa sia. Reparto pane, possiamo saltarlo. Tutte le torte. Pieno di dolcetti. Le torte tipo quelle dei Made Café dei... Sì, magari, è solo questa roba. Siamo stati in un Made Café, abbiamo fatto anche il video, ma questa roba se la sogno. Avete presente quei bar che vedete nei manga, negli anime, che vi portano le tortone? Sì. E già. Ok, scordatevi, non sono sì, quelli non Made sono Café. Quelli. Non sono quelli. Già ti cosa che si potete mangiare, o dentro la Tokyo Tower. Tokyo Tower è troppo. No, cioè, allora, se venite qui, a Tokyo dovete fare un giro a Tokyo Tower. Ma guardate che personaggi. Sunshine City si mangia benissimo, giapponese tipico, si mangia benissimo nel Tokyo Tower, ramen, sushi, quello che volete. Veramente stupendo. Cioè, stiamo riprendendo, ci stanno salutando tutti e io sto solo chinando la testa perché sto riprendendo, è incredibile. Guarda, ci sono i biscottini, poi gli assaggi di biscottini. E ci stiamo addentrando nella parte hot del posto adesso. La cosa bella è che per ogni cosa che c'è. Questo qui abbiamo assaggiato tipo un sorbetto ghiacciato stupendo. Gelatinoso, meraviglioso. Adesso si arriva nella parte clou. Tortine, guardate le torte di mele tipo apple pie stupende. Ma no. Guarda che bella quella con il zumo sopra, con l'uva, con il ribes. Sì. Così come atto di fatto io tipo ho preso 5 kg finora in 9 giorni. Dolcetto di Doraemon con i fagioli rossi, dolcetto a forma di pesce. Ma che spettacolo, poi ha tutte le torte, tutti ve lo zoomo perché è meraviglioso. Guardate che c'è il gatto tradizionale per il dolcetto. No, il gatto tradizionale per il dolcetto. Qui ci sono proprio i tipi che preparano dentro le stazioni, c'è il ristorantino e poi la stazione in cui preparano. Vorresti comprare tutto e portare tutto a casa, no? Ma le valigie non te lo consento. No. Guarda che belli.
guardiamo il lato positivo, possiamo comprare tutto e mangiarselo qui. Sì. Tanto il peso corporeo non è come il peso delle valigie. Esatto. Guardate che belli. C'è il disegno su qua tartaruga, non so se la lepre tartaruga. Biscottini. La nonna che si crede la bambina che sta toccando. È meraviglioso. Lei ci ha salutato, tutti. Ciao, perché non mi ricordo mai. Ciao, con i chihuahua. Perché non lo dice nessuno. Qui con i chihuahua non lo dice nessuno. Dolcetti, uno di questi viene 1,50€, lo prenderemo. Cioè, questo cos'è? Bisogna prenderlo. Sono gli ultimi giorni, bisogna assaggiare tutto quello, bisogna assaggiare tutto quello che si può per non avere nessun tipo di rimpianto. Di rimorso. Ma guardate quanta roba, ragazzi. Guardate i biscotti Sakura. Biscotti Sakura, c'è stato il primo di ciliegie, sicuro. Guardate queste, guardate queste, carrellata allucinante. Oh, oh, che bravo, che bravo. Ti sei ricordato di me? Sì. La parte col salato è di là? Di là penso. Andiamo di corsa al salato, perché era una roba, c'era qualsiasi cosa, bento, riso, chiozza. No, quelli cosa sono? Tre tipi diversi di... Dovrebbe essere uva, fagioli e tè verde. Sono le cose che utilizzano di più solitamente nei dolci. Fagioli, tè verde, le patate dolci anche? Anche le patate dolci. Ci abbiamo mangiato un dolce a Sakusa. Sì, sì. Quelli là tipo lunghi, rettangolari di... Guarda, sto tagliando l'aria, sto tagliando. Fatta di patate dolci. E poi c'erano vicino delle piccole sfere che erano invece erano di fagioli, mentre quello rettangolare di patate. Vino, sake, hanno qualsiasi cosa. Siamo arrivati nel reparto salato. Oh, ma è enorme comunque, cioè è veramente sconfinata la cosa. Ci siamo. Magari faccio il video doppio, dolce e salato. Attenzione. Allora, bistecchina di pollo, 1€. Involtino primavera, 2€. 7 di gamberetti, 4€. Il pollo. Guarda che belle. Mini tempura di verdure. Salate. Questa, no. Tempura di asparagi. Tempura di asparagi. Benissimo. Guardate quanto il salato. Dopo questo video capirete come ho fatto a prendere il peso che ho preso. Guardate anche il sushi. Cioè, sono talmente gentili che a volte si bloccano, si spostano. No, questo qui, guardate. Quanto viene? 9€, ma è bellissimo. È un pelo caro, ma è bellissimo. Guardate adesso con la tortina di uovo e sicuramente spinaci. La confezione sarà un pochettino più tardi. C'è un po' di confusione, ma è stupendo. Altre verdure, il colpo. Vedo dell'ananas, c'è dell'ananas. Sì. Spettacolo di salmone. Salmone. Questa a quanto pare è pasta. Che ti manca? Tutti i tipi di carne. Cioè, voi volete un pezzo di carne? Qua c'è. Questi ce l'hanno sempre in giro. E sempre se li mangiano in giro, maiale, non lo so, proviamo. Sempre vicino al banchetto c'è il posto in cui li fanno, ti fanno vedere come li fanno. Adesso l'abbiamo già fatto stamattina, poi siamo aperti. Però, vedete, banchetto, posto in cui li fanno, è meraviglioso. Cioè, io sto andando avanti con la telecamera perché non so dove. Cosa farvi vedere? Guarda, un'imitazione degli spaghetti. Degli spaghetti italiani. Ma qui c'è anche carne cruda che se volete la cuociono lì. C'è il pentolino.
No, guardi che... Quattro al momento, guarda. Veramente c'è qualsiasi cosa. Oggi è stato Kappasushi, è saltato perché l'indirizzo che c'è andato era sbagliato. Anche quelli del posto ci hanno aiutato tantissimo, l'unica cosa è che ci hanno portato in un kite. Guardate, guarda che fanno assaggiare il polipo fresco. In un kite in sushi che non era. Lo assaggi? Vai. Live per noi. Vai per noi e te ne vai. Devi dirci com'è. Questo qui lo prendiamo con le pannocchie. È buonissimo. È buonissimo. Prendimene uno per me. Questo lo voglio assolutamente. Vi giuro non pensavo, ma è buonissimo. Buonissimo. Questa è una cosa molto pesante. Raviolone di pesce. Questi qua ne mangi uno, si stronca. Sì. Guardate. Ah, ecco, questi qua sono quelli che assolutamente voglio. Ci sono i ravioloni di pesce. Quelli sono assolutamente da prendere. Poi ci vorrete mangiare come dei cinghiali. Risvegliati dal letargo, sì, sotto, ragazzi, i ciliegi. Non che fame che mi viene guardando queste cose là. Io invece sono pieno come un uovo sempre perché continuo a mangiare cose strane. No, altro dobbiamo prenderlo. Frittatine di uovo, di tutte diverse. Io voglio quello verde, rosa e bianco. Guarda il pesce, guarda il pesce. Cioè, mi vedono fare video e mi sorridono. Ecco, lo vedete quest'orso che mangia il salmone? Quest'orso che mangia il salmone potrebbe essere il nuovo logo che mi rappresenta. Raga, io ci sto mettendo un po', ma voglio farvelo vedere tutto. Tutto voglio farvelo vedere, poi guardate. Guardate. €5, €6, questa €6 questa è presa, bellissima. €5. Cioè, ma guardate che è veramente buono quello che vendono nei supermercati. Cioè, lo so che la loro specialità è che loro sono troppo avanti, però veramente. No, dai, non abbiamo ancora. Abbiamo mangiato uno io il primo giorno. Sì, bisogna mangiarli. Col gambero è il mio, dopo col gambero è il mio. Abbiamo rispettivamente io una passione per il salmone e il tonno smisurata, sì. Smisurata, cioè vivrei di quello. Io per il gambero e il ghiozza. Ma che figata. E lui per il gambero e il ghiozza. Vento che si porta a vento, scuola. Vento. Preparati alla perfezione proprio. Dalla mamma. Infatti volevamo comprarci un vento, ma... Raga, la cosa si complica. Tanto di capire che volevamo no, questo è il classico pesce che si mangia al mattino col riso. La piastra. Cioè, ti salutano tutti, veramente. In Italia faccio un video così in un centro commerciale, mi sparano, mi dicono che sono un terrorista. No, i loro tramezzini, quelli che li vedi mangiare. Sono favolosi. Ma non c'è spazio per i tramezzini? No. Ma è enorme comunque, guardate, una rapida carrellata è enorme. E siamo finiti qua per sbaglio, tra virgolette, perché stavamo cercando. Le migliori scoperte abbiamo fatto per caso. Poi questo supermercato, diciamo, che è proprio dentro la stazione, sotto c'è la metro. Cioè questo praticamente è un. Dentro. No, questo qui è bellissimo. Questo qui è un posto dentro la metro. Per farvi capire quanto sono avanti. Immaginate la nostra metro e pensate che questa è una metro. Guarda. Qualcuno ha fame? Sì. Tutti i tipi di riso. Ma questo però il riso con tutti i tipi di riso dovrebbero fare. Anche perché il riso, cioè l'abbiamo mangiato, ma l'abbiamo già solo sushi. O il riso al curry abbiamo mangiato. Il riso al curry, vero, però sì. Se vi viene fame scrivetemelo sotto perché è veramente una roba. E vediamo, facciamo un test, vediamo cos'è che mangereste più volentieri voi che siete a casa. Mettemelo sotto nei commenti e vediamo sushi, riso, bento, guardate qua la carne, katsudon che praticamente sarebbe il maiale, no,
più bel vento. Sarebbe da prendersi e avere lo spazio che potesse a casa dalla scatolina, sì, che è magica. Ma lo spazio non c'è. No, lo spazio non c'è. Guarda che bel vento. Carne, pesce, palla, tempura. Ogni specie di tempura. Ogni specie di tempura. Se non ce n'è una, te la invento sul momento, mi faccio contento. No, questa è cos'è? Pesce alla piastra, fatto a spiedino. Questa è anguilla. Cioè, voi capite quant'è infinita la cosa? Abbiamo fatto un giro completo, spero che vi sia venuta fame come è venuta a noi e ci vediamo poi col logo. Questo non lo devo fare. No, questa è un'altra parte. Cioè continua ancora la cosa. Non si vede che mi dà l'assaggio. Arigato gozaimasu. Ma andiamo pure l'assaggio. Salato. Arigato. No, ma faccio. Dimenticavo che non ci sono cestini e devo buttarlo subito via. È salato e dolce allo stesso tempo? La pasta era salata. È salata. Ma c'era prosciutto? No, secondo me quello che era dentro era dolce. La pasta, comunque era salato e dolce allo stesso tempo. Adesso però in bocca un gusto dolce. Sì, allora. Però ti rimane un po' lo scotto. Sì, sì, sì. È incredibile, ragazzi. E sarà... Perché è indeciso, no? Dopo questo assaggio live, ci vediamo nel prossimo video al Parco dei Ciliegi e mangeremo lì con i cosplayer. Ciao, ciao!